Ciao, come ti chiami? Filippo. Come fare il bandoliere? Bello. Quanti anni hai? 13. Come si chiama la tua associazione? Si chiama Banda Sinfonica di Maddaloni. Grazie. Oh, come ti chiami? Io, Speedy Gonzales. Di cosa ti occupi il tuo lavoro? Diciamo un lavoro molto di tanta solidarietà, vedo. Sì, donare sorrisi ai bambini e alleviare le sofferenze. Con qualche sketch, con qualche risata, qualche battuta, cantando, saltando. Wow! Come si chiama la tua associazione? Teniamoci per mano. Salve signora, come si chiama? Mi chiamo Melina Cortese, sono la referente del coordinamento provinciale Teleton Caserta. E oggi cosa farete qui? Che evento organizzerete? Oggi c'è una grande festa per grandi e piccini. Oggi abbiamo arte, musica, spettacolo e storia e soprattutto solidarietà. Storia, perché questo evento si svolgerà in tutto il palazzo storico, che è il palazzo storico Paternò, dei Conti Paternò. Questa è la quinta edizione di Natale a Palazzo Paternò per Teleton e ci sarà in questa occasione sarà un vero vaso di Pandora. Ci sarà musica, teatro, danza per grandi e piccini. Noi vi aspettiamo perché è un posto magico. Grazie. Grazie a te. Salve, cosa vendete? Allora, vendiamo prodotti artigianali. Di che genere? E abbiamo palline fatte a mano, abbiamo bottiglie, abbiamo fuoriporta, abbiamo campane. Poi abbiamo anche questi fuoriporta, abbiamo puff, possiamo lasciarli così oppure all'interno possiamo mettere delle essenze profumate. Grazie. A lei. Thank you.
i nostri partner anche nelle prossime volte. Grazie. Allora, tutti a battere le mani e a cantare con loro. Forza, andiamo.
No, faccio il ciabattino, faccio. Ah, il ciabattino. Quindi, io ho visto che lei conduce un'orchestra. Sì. Tutti allora. I bambini, quanti anni hanno? Dai 9, 10? No, dai 10, prima media, dalla prima media, terza media, il grosso. Poi c'è qualcuno che è ancora attaccato a noi, che sta alle superiori, secondo, terzo, superiore. Ho capito. Di dove siete? Maddaloni, siamo la banda, praticamente la banda junior della scuola di musica di Maddaloni, della banda sinfonica di Maddaloni. E appunto in queste manifestazioni qua ci andiamo con i ragazzi, che è più, cioè, fa bene, e li educhiamo anche a fare solidarietà, a fare Telecom, a Teleton. Teleton, noi a Maddaloni a Teleton partecipiamo penso dal 2000 circa, abbiamo fatto tutte le edizioni, abbiamo fatte. Da quanti anni fa questo grande mestiere? Da orchestra, da passione. Con questi? Sì, con, sì. Con questi la banda junior è nata nel 95, è nata. Ho capito. Nel 95. Io sono insegnante di musica, ho insegnato musica appunto nella loro scuola per 43 anni, quindi mi interesso di questo. Faccio 43 anni e non sentirli, no, 43 anni a scuola. Poi prima e dopo. Adesso, certo. Adesso siamo al dopo, adesso siamo. Ciao. Ciao. Cosa vi occupate? Allora, io insegno musica alle scuole medie, scuola secondaria di primo grado, e mi occupo di musica, cerco di trasmettere questa passione ai ragazzi. Grazie. Mi faccio le domande. Certo. Cosa vende? Allora, io sono la presidente di un'associazione, un ODV, che collabora con la Coldiretti, perché la mia associazione promuove le finalità sul benessere fisico e psichico, in questo caso l'alimentazione, l'educazione alimentare. Abbiamo qui i prodotti delle eccellenze del Casertano, abbiamo i prodotti di Villa Sorbo, un uliveto, un vigneto, fanno tutto loro, sono dei prodotti di ottima qualità. Quest'olio è stato premiato nel 2000
nel 2020 come il migliore olio. Abbiamo questi cessi confezionati per il regalo di Natale, i regali solidali. Abbiamo i pomodorini che sono sempre delle eccellenze del casertano. Io per la mia associazione ho scelto l'aforisma: fa che il cibo sia la tua medicina, Ippocrate. Che bel motto. Sì, perché siccome mio figlio purtroppo l'ho perso per una malattia dovuta all'inquinamento, e quindi ho costituito l'associazione in sua memoria e promuovo i prodotti delle eccellenze del nostro territorio. Davvero un bel gesto per suo figlio, per ricordarlo. Grazie. Adesso abbiamo la sana merenda con le ricottine dell'azienda Letizia, che ci ha regalato sia le ricottine, il pane e l'olio dell'azienda Sorbo, che sono gocce di salute, io così le definisco, gocce di salute, perché sul pane sono qualcosa di buonissimo, fanno bene alla salute e anche allo spirito. Grazie. Scusate. Allora vieni qua, ti devi fare la foto con lui. Dammi il tempo di arrivare. C'è 560 anni. Ma no, sono loro che mi portano a me, non si porta in giro. Ecco il nostro babbo. Cicati di là, babbo. Ciao bambini, ciao, ciao. E siete grandi. Oggi è grande festa. Sì. Sì, grande festa, babbo. Oh, 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 oh. Vieni, babbo, vieni. Piano piano, vieni, babbo, che ci aspettano tante buone caramelle, babbo, eh. Sei solo? Sì. Oh, e anche il sole, guarda, c'è il sole. Vieni. Guarda con San Pietro. Va bene. Ho detto, fai uscire. Fai una cosa, ti vieni con me. Pizza in mano, niente, pizza per caramello. Vieni qua. Guarda, 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 ma che ciao, buon Natale. Ciao. Buon Natale. Guarda la che ci sta. Prendi la caramella. Una sola, lui, eh. Quale vuoi? Quale andare vuoi da Babbo Natale? Fare la foto con me. Anna, vieni qua. Anna, vieni qua. Grazie. Chiara, vieni, mamma, andiamo. Vediamoci più avanti. Grazie. Guarda qua, Babbo Natale. Oh! Sì, grazie. Prego, amore. Ciao, buon Natale.
Ciao. Grazie. Oh, andiamo, facciamo una sei bello. Dove tu. Va? Eh? Dove va? Però. Vieni, vieni. Girami la bambina che... Ti braccio. Sopi, sto qua. Non ho capito come. Non ci vuole venire. Non ci vuole venire, grazie comunque. Vabbè. Ci abbiamo provato. Fagli prendere le gambe. Ci facciamo andare anche a No, ma non lo devo fare. Ah, e chissà, sappiamo, andiamo in braccio. Vediamo, ci proviamo. Ci abbiamo fatto i bruni. In braccio o in piedi, quanti vuoi dire? No, hai detto che no. No. Grazie. È tosta. Per Babbo Natale, va bene lo stesso. Com'è questo Babbo Natale? È bellissimo il mio Babbo Natale. Sembra proprio Babbo. Si chiama Babbo Falco, viene dalla Falconia. Babbo Falco si chiama da Falconia. C'è una certa. Non lo so, vedo. Se la trovo io la porto. Ok, vedo. Vieni. Ma io sto andando, non voglio stare. Però la posso papà, mettere io? A fondo. Babbo, c'è la sorpresa per te. Ecco qui, che esce perfetto. Dicevi da Teneto, questo è il tuo. La signora te lo conserva. Se lo sei conserva? Ricevi da Babbo Natale, ricevi da noi tutti gli amici un nostro ricordo. Questo è da parte di Teleton e di tutti gli amici di Teleton. Ecco qua. È bellissimo. Ti sei commosso Babbo? Ti sei commosso Babbo? No, perché Babbo, tu devi ridere, devi fare oh 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 oh. E io prendo anche una caramella. Ragazze, Babbo vi offre le caramelle. Ci fai una foto dopo? Grazie comunque. Credo che questa sia una bella giornata di sole. Guarda, il sole ti bacia. Brava. Siediti. Ok. Ce la fai? Babbo, mi dispiace che ci sono pochi bambini. No. Ma noi siamo tutti bambini, Babbo. Mi offri una caramella, Babbo? No. No, perché? Ho fatto cattiva? Solo per i bambini. E io sono bambina, guarda, io ho 13 anni. Vedi, anche loro sono bambini. Hai, meriti una caramella. Sono anni loro. Vuoi fare una foto, scusa? Io fino a questo qua, è pure dopo. Prova. Quest'anno? Sì. Sì. Ma il biglietto era uno sport. Credo che il bravo non era buono. Ma io però mi sono sforzata quest'anno. Arriva quello che ho chiesto. Veramente non devo. Io sono il fratello di Babbo Natale. Io sono il raccoglitore e poi porto l'imbasciato. Il segretario? Ambasciatore non porta vino. Vabbè. Quindi siamo al sicuro tutti e due. Allora ti lascio Babbo Natale, l'imbasciato a tuo fratello. No. L'imbasciato a tuo fratello. È sordo, devi fare la letterina. Però non ne prendere una, prendine qualcuna in più. Babbo Natale ti vuole dare una caramella. Piglia, metti le mani dentro qui. Metti la mano. Prendi l'amore. Gira,
gira la testa così non ti vede nessuno. Piglia, piglia! E che fai? Vai con voi a pescare?